come abbiamo detto l'ultima volta, la prima cosa che facciamo oggi è il teorema di formalizzazione di Gamma-Schmidt. Ripeto, enunciato. Abbiamo V, uno spazio vettoriale reale su R, con un prodotto scalare definito positivo. Per adesso pensate semplicemente a Rn con prodotto scalare canonico, poi vedremo anche altri esempi perché il teorema vale in generale, non vale. Quando dico prodotto scalare, abbiamo definito che cos'è un prodotto scalare su V. Definito positivo lo sottolineo perché, diciamo, parliamo di analisi matematica, si presuppone sempre che sia definito positivo. Se parliamo invece di geometria, non sempre quella proprietà, cioè che V scalare V sia maggiore o uguale di 0, sempre è uguale a 0 solo quando il vettore è nullo, viene richiesta. Poi siano V1 VK vettori non nulli di V. Non nulli non è un'ipotesi essenziale, perché io potrei anche supporre che siano nulli, li scarto. Infatti io non, il mio enunciato di teorema di Gamma-Schmidt non è esattamente uguale a quello di moltissimi testi, cioè io non andrò a dimostrare che questi vettori sono lineamente indipendenti perché possono non essere, ma stabilirò una procedura alla fine della quale i vettori che rimarranno saranno linearmente indipendenti, ma di più saranno a due ortogonali. Allora, la scriviamo proprio come procedura, sia, diciamo, si svolga la seguente procedura. Vediamo se riusciamo a scriverla senza dimenticarci niente. La scrivo in orizzontale perché la lavagna è più larga che lui. Vabbè, all'inizio abbiamo start e poi mettiamo assegniamo V1 VK. Qua scrivo in maniera breve, insomma, dovrei scrivere chi sono V1 VK. Poi poniamo H uguale a 1, poniamo V doppio H, quindi in questo caso V doppio 1 uguale 1. Non devo controllare, questo vettore è linearmente indipendente quando non è nullo. Un singolo vettore è linearmente indipendente se sono 6 non è nullo. Poi cosa facciamo? H mettiamo uguale J uguale 1. J uguale H uguale 1. Poi implementiamo J e poi andiamo a calcolare doppio J V doppio
basta, uguale v con j meno sommatoria per i che va da 1 fino ad h di v con j scalare w i fratto w i scalare w i w i. Calcoliamo questa quantità. Adesso andiamo a controllare se W è diverso dal vettore nullo. Se sì, allora poniamo, incrementiamo h uguale, diciamo qua dovrei scrivere l'operatore di assegnazione, perché matematicamente h non può essere uguale a h più 1, lo scrivo nel senso informatico del termine, h uguale a h più 1, e poniamo w doppio h uguale a v. Se no, non facciamo nulla. A questo punto andiamo a vedere se h è uguale a k, scusate, se j è uguale a k, se sì, allora diciamo lo metto tra, vabbè, output W1 W A, se no e poi sto, spero che si riesca a leggere, cerco di scrivere un po' più grande, output. Se no, torniamo qua. Cioè torniamo a questa istruzione qua. Oh, per fare... Allora, qual è l'affermazione? Perché ci deve essere un'affermazione, sennò non si tratta, non si tratterebbe di un teorema da dimostrare. Facciamo così, così risparmiamo un po' di spazio. Allora, i vettori V1, W1, scusate, i vettori W1, WH, allora, prima affermazione, sono a due ortogonali. E la seconda affermazione è che generano lo stesso spazio, sono non nulli a due ortogonali, ovviamente, e non nulli, generano lo stesso spazio dei vettori di partenza. Fine. Quindi prima procedete così, qua c'è la procedura, una volta che avete svolto questa procedura avete ottenuto i vettori W1 W2. Questi vettori sono a due ortogonali e non nulli e generano lo stesso spazio di V1 W2. Quindi, essendo
se chiamiamo questo spazio W grande, sono una base di quello spazio, perché lo genero. Sono linearmente indipendenti in quanto non nulli a due ortogonali, e quindi sono una base dello spazio generato dai vettori di partenza. Quindi questo teorema ha delle importantissime conseguenze, in quanto, se vi ricordate, poi lo diremo in maniera più precisa dopo, ma se vi ricordate, noi avevamo stabilito che dato un vettore e un sottospazio di dimensione finita di V grande, se c'era il prodotto scalare, io potevo fare potevo cercare di definire la proiezione e quello che avanzava dopo aver sottratto la proiezione era V meno la sua proiezione era il vettore di lunghezza minima quando andavo a fare V meno W, dove W era un qualunque vettore dello spazio vettoriale, e la proiezione aveva una formula ben precisa quando io nel sottospazio avevo una base ortogonale. Se no, questo vettore di lunghezza minima non sapevo, dovevo dimostrare in altro modo che esistesse. Ma avendo e anche la lunghezza stessa veniva definita in base all'esistenza del prodotto scalare, questo teorema ci dice, ripeto, lo chiariremo in maniera più precisa dopo, che su ogni sottospazio di dimensione finita, vedete, generato da un numero finito di vettori, se ho il prodotto scalare posso sicuramente tirar fuori una base ortogonale. A quel punto, avendo una base ortogonale, su quello spazio posso fare, non solo posso fare la proiezione, è ben definita, esiste ed è unica, ma ho anche una formula semplice per calcolarlo. Okay. Comunque, prima di andare a vedere le conseguenze, non mettiamo troppa carne al fuoco, e prima anche di dimostrare questo teorema, diamo un esempio di come questo teorema funziona. Svolgiamo in un caso concreto questa procedura, perché nulla si può capire meglio di qualcosa che si fa concretamente. Allora, prendiamo per esempio, prendiamo R3. Anzi, prendiamo R4. Allora, prendiamo 5 vettori in R4. Allora, V1 uguale 1, 0, 1, 0, meno 1. V2 uguale R4, abbiamo detto, quindi 1, 0, 1, 0. V2 meno 1, 1, 0, 1. V3 0, 1, 1, 1. V4 a meno 2, 1, 0, meno 1. E V5 meno 1, 1, 1, meno 1. Ok, questi sono 5 vettori in R4. Noi non sappiamo che spazio genera. Allora, seguiamo la procedura. Il primo vettore non è nullo, allora io pongo W1 uguale G uguale H uguale a 1, G uguale H lo dico a voce. W1 uguale V con 1, cioè uguale 1, 0. Poi vado avanti, G lo incremento, diventa 2. Poi se avete difficoltà scrivete questo passaggio.
A questo punto vado a calcolare W uguale V con 2. V con 2 fa, purtroppo come al solito abbiamo messo i vettori per orizzontale, lasciamoli ancora per orizzontale, meno 1, 1, 0, meno, ecco, H è 1, quindi la somma devo fare per i che va da 1 a 1, quindi devo, qua devo calcolare un solo elemento, cosa devo calcolare? V con 2, cioè meno 1, 1, 0, 1, scalare W1, W1 fa 1, 0, 1, 0, poi devo dividere per W1 scalare W1, ma W1 scalare a se stesso quando fa? Allora, 1 al quadrato più 0 al quadrato più 1 al quadrato più 0 al quadrato fa per W1 1 a 0. Allora, svolgiamo questo conto, meno 1, 1, 0, 1, quindi viene meno 1 più 0 più 0 più 0 fratto 2, quindi meno 1 mezzo 1, 0, 1, uguale, uguale. Meno 1, meno 1 mezzo fa meno 3 mezzi. Allora, 1 mezzo lo metto in evidenza, poi metto meno 3. Poi 1 più 0 fa 1, che avendo messo 1 mezzo in evidenza diventa 2. 0 meno 1 mezzo fa meno 1 mezzo, e quindi fa meno 1. E poi 1 meno 0 fa 1, che diventa. Ok? Non è bellissimo, ma è così. In realtà io qua questo mezzo lo potrei trascurare per avere coordinate intere, perché qua non mi serve che sia esattamente questo vettore, ma mi basterebbe che sia un vettore adesso proporzionale. L'ortogonalità rimane lo stesso, però avendo scritto così la procedura lasciamolo così. Allora, vediamo un po' se ho fatto bene i conti, perché non sono sicuro. Va bene. Ah, ecco. Ho sbagliato in quanto c'era il meno davanti, quindi qua era più. Infatti adesso... Cosa? Perché ho scoperto di aver sbagliato? Non è importante il fatto che abbia sbagliato, ma il fatto che ho controllato e me ne sia accorto. Questo vettore io voglio che sia ortogonale rispetto a quello di... Se adesso vado a fare il prodotto scalare, meno 3 più 0 meno 1 più 0 non fa 0, fa meno 4. Allora, sono tornato indietro, ho ricontrollato e ho visto che quando ho fatto il prodotto scalare qua veniva meno 1, ma qui c'era il meno davanti. Quindi qua non era meno un mezzo, ma era più un mezzo. Quindi, rifacendo il conto, meno 1 più un mezzo fa meno un mezzo, quindi qua viene meno 1. 1 più 0 fa 1, quindi qua rimaneva 2. Poi qua viene più 1, perché se è 0 più un mezzo sta in evidenza diventa 1. E poi 1 più 0 rimane 2. Quindi avevo sbagliato queste due coordinate, ovviamente. Adesso quando vado a fare il prodotto scalare, vedete, quando vado a fare il prodotto scalare di questo con quello di prima, viene meno 1 più 0 più 1 più 0 e fa 0, poi lo devo dividere per 2 ma sempre 0 rimane. Quindi questo è quello che mi dice di fare questa, cioè che cosa ho fatto sostanzialmente? Questa che cos'è? È la formula della proiezione, se ci togliete il meno e prendete solo questo pezzetto qua. Questo pezzo qui è la proiezione di W2, scusate, di V2 lungo W1.
Quindi avendoci tolto la proiezione lungo W1, quello che rimane com'è? È ortogonale a W1. Infatti, controllando, questo è ortogonale rispetto a W1. Ora il problema è diverso da zero? Nella fattispecie, sì. Quindi, cosa facciamo? Poniamo W2 uguale a quel vettore lì, cioè uguale a un mezzo. Fatemi fare un poco di spazio qui. Un mezzo meno 1, 2, 1, 2. Ok? Benissimo. Allora, questo è diverso da 0? E abbiamo fatto questo passo qua. È diverso da 0? H era 1, diventa 2. Abbiamo posto W2 uguale W2. Adesso, torniamo a J. J era 2. Era uguale a K, cioè a 5? No. E allora, incrementiamo J. J diventa 3. E rifacciamo quello che sta scritto là dentro. Adesso, questo lo dobbiamo cancellare. J è diventato 3. Adesso che cosa devo fare? Devo andare a calcolare W, io lo scrivo un po' più qua, anzi in questo caso in realtà non serve. W uguale V3, chi è V3? 0, 1, 1, 1 meno, adesso qua ci metto una parentesi perché i termini saranno 2. Per quale motivo saranno 2? Perché adesso H è diventato 2. Quindi cosa devo togliere a V3? Non devo togliere la proiezione lungo W1, ma devo togliere la proiezione lungo lo spazio generato da W1 e W2, che sono, per costruzione, sono già stati costruiti in maniera da essere ortogonali. Quindi cosa devo fare? Devo fare V3 scalare W1, quindi devo fare 0, 1, 1, 1 scalare W1 che era 1, 0, 1, 0 fratto W1 scala W1 che l'avevamo calcolato prima faceva 2, e qua ci devo mettere 1, 0, 1, 0 e poi devo fare V3 scala W2, quindi devo fare un mezzo lo porto fuori, sopra scrivo V3, cioè 0, 1, 1, 1, scalare W2, W2, ripeto, era un mezzo che ho portato fuori, e poi c'era meno 1, 2, 1, 2. Meno 1, 2, 1, 2. Fratto cosa? Adesso devo fare W2 scalare W2. Allora, quando faccio W2 scalare se stesso, un mezzo per un mezzo fa un quarto, e poi devo fare la somma di questi quadrati qua. 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2, più 4 fa 10. Quindi sotto qua viene 10 quarti. O se preferite, vabbè. E poi qua ci devo mettere meno 1, 2, 1. Fine. E adesso devo svolgere il conto. Quindi qua mi viene 0, 1, 1, 1 meno. Adesso, quando qua vado a fare il prodotto scalare, qua mi viene 0 più 0 più 1 più 0, quindi viene un mezzo 1, 0, 1, 0, poi più. Adesso qui sotto viene 5 mezzi e 2 si semplifica con questi. Sopra quanto viene? 0 più 2 più 1 più 2 fa esattamente 5. Quindi qua viene 1. E vediamo un po'. Ah, scusate, qua c'è un altro mezzo perché questo era W2. Qua ci devo mettere W2.
quindi qua c'era un altro mezzo, quindi qua c'era un mezzo meno 1, 2. Ok, adesso bisogna fare la somma. Tutta questa roba faceva 1, quindi qua rimane solo un mezzo. Cioè. E qui c'è meno, perché qua c'era più, ma fuori c'era meno. Quindi non facciamo due volte lo stesso errore. Quindi, andiamo a vedere. Prima coordinata, 0, meno un mezzo, più un mezzo, fa 0. Seconda coordinata, 1, meno 0, meno 1, pure fa 0. Terza coordinata, 1, meno un mezzo, meno un mezzo, pure fa 0. Quarta coordinata, 1, meno 0, meno 1, pure fa 0. Ah, è venuto il vettore nullo. Perché è venuto il vettore nullo? Il vettore nullo è venuto, io sapevo già da prima che doveva venire il vettore nullo, perché in effetti se ci andate a fare caso, V3 non è altro che la somma di V1 più V2. Se fate la somma qua viene 0, 1, 1, 1. Quindi V3 sta nello spazio generato da V1 e V2. Se, come dimostreremo, W1 e W2 generano lo stesso spazio di V1 e V2, allora V3 deve stare nello spazio generato da W1 e W2. Quindi quando lo vado a proiettare su questo spazio, questa è la proiezione, deve venire esattamente quel vettore, lo stesso vettore. Se il vettore già sta sul sottospazio, la proiezione coincide col vettore stesso. Quindi qua, questo è il vettore, tutta questa parte, se tolgo il meno, deve essere lo stesso vettore. E infatti è lo stesso vettore, la differenza fa il vettore. Bene, allora che cosa faccio in questo caso? Questo mi dice che questo vettore qui, W, cioè V3 meno la proiezione di V3 su lo spazio generato W1 e W2, non mi serve a nulla. Non mi serve a nulla perché non genera nulla. Cioè, se io aggiungo V3 a W1 e W2, non incremento lo spazio generato, perché V3 già lo potevo generare usando W1 e W2. Quindi, W è il vettore nullo. Allora cosa faccio? H non lo incremento, quindi H rimane a W2, a 2, quindi W2 non si muove, cioè non aggiungo W, vettori del tipo W alla mia lista, ma incremento soltanto, scusate, vado a vedere, J uguale a K, sto J uguale a 3, no, allora incremento solo J e vado avanti, è chiaro? J uguale a 5, K era la 5. Nel mio caso i vettori erano 5, quindi non faccio nulla, non faccio nulla, è venuto il vettore nullo, significa che V3 non mi serviva a nulla e adesso incremento J. Adesso lo scrivo, quando avrà incrementato J lo scrivo qui, J è diventato 4 adesso e H è rimasto 2. Lo scrivo perché così ce l'avete ben presente. Adesso che devo fare? Devo prendere V4, devo andare a ricalcolare un'altra volta W. W chi è? V4, in questo caso, perché G è uguale a 4, quindi V4 è meno 2, 1, 0, 1, meno, adesso che devo fare? H è rimasto 2, quindi devo fare V4 meno V4, cioè meno 2, 1, 0, 1, scalare W1, quindi 1, 0, 1, 0, tutto fratto 2 per 1, 0, 1, 0, più, poi devo fare V4 scalare W2, quindi V4 è sempre meno 2, 1, 0, 1, scalare W2, un mezzo lo porto fuori, fa meno 1, 2, 1,
2 fratto W2 scala W2, l'avevamo già visto che faceva 5 quarti per un faceva 10 quarti, scusate. Professore, hai V4 è meno 1 V4 è meno 1, correggiamolo subito, è meno per un mezzo meno 1, 2, 1, 2. Ok, andiamo avanti. Uguale. E ora dobbiamo svolgere il conto. Uguale. Allora, il primo, meno 2, 1, 0, meno 1, lo lasciamo stare. Poi, qui e qui abbiamo 0, poi qua abbiamo meno 2, allora, meno 2, 0, 0, 0, fratto 2 fa meno 1, col meno davanti che sta fuori la parentesi diventa più 1, 0, 1, 0. Andiamo a fare qua il prodotto scalare, qua viene 2 più 2, 4 più 0, 0, meno 2 fa 2. Qua 2, 2, 4 si semplificavano, 2 decimi fa un quinto, col meno davanti diventa meno un quinto, meno 1, 2, 1. Allora, vediamo un po'. Meno 2 più 1 fa meno 1. Meno 1 più un quinto fa meno 4 quinti. Allora un quinto lo mettiamo in evidenza e poi ci viene meno 4. Poi 1 più 0 fa 1. Meno 2 quinti fa 3 quinti, quindi qua viene 3. Poi 0 più 1 fa 1. Meno un quinto fa 4 quinti, quindi qua viene 4. Poi abbiamo meno 1, meno 2 quinti, e poi viene 7, meno 7. Allora, vediamo se è giusto, c'è un modo facile per controllare se è giusto il conto. Il teorema dice che questo vettore innanzitutto è diverso da 0, allora noi lo dovremmo andare a prendere come W3, ma il teorema alla fine afferma che tutti i WI sono a 2 a 2 ottovo. Quindi, se abbiamo fatto bene il conto, questo deve essere ortogonale sia a W1 che a W2. Andiamo a fare il prodotto scalare a W2, con W1 viene meno 4 più 0 più 4 più 0, tutto quanto diviso 5, ma comunque fa 0. Andiamo a fare il prodotto scalare con W2, a parte un mezzo per un quinto che fa un decimo, viene 4 più 6 che fa 10 più 4 che fa 14 meno 14 che fa 0. Quindi come vedete questo vettore qui è ortogonale sia a W1 che a W2. Non è nullo. Allora cosa faccio? Scrivo W3 uguale un quinto che moltiplica meno 4,3 virgola 4, virgola meno 6. Ok? Adesso g era uguale a 4, h era uguale a 2. H adesso è diventato 3. Perché ho fatto h uguale a h più 1, w più h uguale a 2. Adesso g è uguale a 4, siamo a 5? No. E allora cosa devo fare? Questo già l'ho posto qua al W3, quindi lo posso cancellare. Ancora non abbiamo finito perché dobbiamo considerare ancora V5. Adesso torno indietro, incremento J e mi diventa 5. E quindi adesso devo fare, andare a calcolare W uguale
V5, chi è V5 adesso? Meno 1, 1, 1, meno 1. Meno, ci scrivo la solita parentesi, stavolta i termini da calcolare sono 3. Adesso che devo fare? Devo fare V5 scalare V1, quindi devo fare meno 1, 1, 1, meno 1, scalare 1, 0, 1, 0, fratto, scalare V doppio 1, scusate. Fratto V doppio 1 scalare V doppio 1 che faceva 2, eh? Sempre per 1, 0, 1, 0. Poi, più H è 3, quindi devo fare V5 scalare V doppio 2. V5 scalare V doppio 2 fa un mezzo, V5 fa meno 1, 1, 1, meno 1. Scalare W2, W2 è appunto un mezzo per meno 1, 2, 1, 2, fratto W2 scalare W2 che faceva 10 quarti, per W2 che fa un mezzo meno 1, 2, 1, 2, più continuo qua, scusate ma la lavagna non, c'è, non c'entra se voglio scrivere abbastanza grande. Adesso che devo fare? V5 scalare W3. Quanto mi fa? Un quinto. Poi qua c'è il prodotto scalare tra meno 1, 1, 1, meno 1. E W3, che è meno 4, 3, 4, meno 7. Quindi che ho già messo fuori. Adesso W3 scalare W3. Quanto fa? Allora, 16, 9, 25... 16 e 49 65 25 e 65 fa 90 fratto 25 fa 90 fratto 25 e poi per che cosa? Per un quinto a meno 4 3 4 meno 7 cioè per un doppio 3 alto. E poi si chiude la parentesi. Ok. Allora, innanzitutto cominciamo a semplificare 5, 5 e 25. Ok. Adesso andiamo a riscrivere da qualche parte, qua sopra, W uguale. Allora, meno 1, 1, 1. Meno 1, lo lasciamo stare. Poi qua facciamo il prodotto scalare. A meno 1 più 0 più 1 più 0 per fortuna fa 0. Quindi questo pezzo qua non c'è. Qua semplifichiamo 2, 2 e 4 e andiamo a fare il prodotto scalare. 1 più 2 fa 3 più 1 fa 4 meno 2 fa 2 col meno davanti 2 decimi fa un quinto col meno davanti meno un quinto di meno 1 2 1 2 poi qua cosa dobbiamo fare? Facciamo il prodotto scalare, poi viene 4 più 3 fa 7 più 4 fa 11 più 7 fa 18. 18 novantesimi è esattamente un quinto. Quindi più un quinto col meno davanti viene meno un quinto. Poi abbiamo meno 4, 3, 4. E dobbiamo fare la somma. Meno 1 più un quinto più 4 quinti fa 0. 1 meno 2 quinti meno 3 quinti fa 0. 1 meno un quinto meno 4 quinti fa 0. Meno 1 meno 2 quinti fa meno 7 quinti, più 7 quinti fa
Io questo ovviamente lo sapevo già, perché V5 è la somma di V1 e V4. Vedete, qua viene meno 2 più 1 fa meno 1, 1 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1, meno 1 più 0 fa meno 1. Quindi V5 apparteneva già allo spazio generato da V1 e V4, e quindi in particolare allo spazio generato da V1, V2, V3 e V4. Ma i vettori fino a W3 generano lo stesso spazio dei vettori fino a V4. Quindi, ovviamente, questo vettore deve appartenere allo spazio generato da W1, W2, W3, e quindi quando vado a fare la proiezione deve coincidere con il vettore stesso, quindi qua alla fine la differenza deve fare il vettore meno la sua proiezione, deve fare il vettore. E infatti fa il vettore. Quindi adesso che cosa succede? Viene il vettore nullo. W è il vettore nullo? Sì. Cioè non è diverso dal vettore nullo. Quindi siamo qua. Allora che vado a vedere? Quindi non incremento H rimane 3, J è K, sì, perché stavolta siamo a 5, e allora mandiamo in output W1, W2, W3. Adesso i W1, W2, W3 come sono? Sono a 2 a 2 ortogonali e generano lo stesso spazio che generavano in partenza V1, V2, V3, V4, V5. Cioè noi abbiamo scoperto che quei vettori di R4 non erano indipendenti. Lo spazio che generavano, cioè, ha dimensione pari a 3. Una base ortogonale di quello spazio è questa qui. W1, W2, W3. E questo l'abbiamo fatto con una procedura automatica. Questo c'è, se volete scrivere il programmino ci mettete 10 minuti, non è che ci vuole tanto. Semplicemente dovete avere una procedura per scrivere i vettori di Rn e per fare il prodotto scalare dei vettori di Rn, tutto qua, il prodotto scalare canonico, se lo volete scrivere su Rn. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che dove ho un prodotto scalare definito positivo, io ho automaticamente, dati k vettori, posso estrarre una base ortogonale dello spazio generato da questi k vettori. Non estrarre nel senso che i vettori devono essere per forza contenuti qua dentro. Posso, scusate, costruire, per meglio dire, una base ortogonale non di k, perché diciamo, a me perché l'ho enunciato così e non lo enuncio come sta scritto sui libri? Sui libri qua si mette l'ipotesi che questi siano linearmente indipendenti e allora ogni volta i vettori alla fine saranno esattamente k, cioè questa quantità mi verrà ogni volta diversa dal vettore nullo. Dopodiché io quando all'orale chiedo: ma che succede se uno di questi vettori è linearmente indipendente da quello di prima? Lo studente cade dal pero e mi dice: boh, non lo sa, non ha idea. In realtà, se il vettore che andiamo ad aggiungere è linearmente dipendente da quelli di prima, non succede niente, succede semplicemente che qua invece di avere una quantità diversa da 0 viene il vettore nullo e quindi non dobbiamo aggiungere niente. Ok. Oltretutto l'ho scritto con tutti gli indici a posto, quindi se la procedura funziona, se volete potete pure scrivere il programmino e vedere che funziona. In Rn, ovviamente il programmino lo scrivete per ora. In Rn con prodotto scalare canonico, in R3, in R5, potete anche fissare la dimensione. Delle osservazioni. Il fatto che qua ci fosse un mezzo, ovviamente, e che qua ci fosse un quinto, ovviamente nei conti mi ha comportato qualche piccola difficoltà, perché c'erano sempre dei numeri da semplificare, poi c'erano sempre dei denominatori, quindi dovevo sommare delle frazioni e quindi
Questo un mezzo e questo un quinto li potevo sopprimere? La risposta è sì. Cioè, io li ho lasciati per rispettare la procedura, perché se mi metto a cancellare, facciamo la riedizione di 3 lezioni fa, per cui poi alla fine si capisce pure. Però, in questa procedura qui, potreste, per esempio, se avete vettori a coordinate razionali, potete sicuramente ricondurvi a vettori a coordinate interne. Cioè, qua siete partiti da vettori a coordinate interne. Qui vi è venuto un vettore a coordinate razionali. Se ci tolgo un mezzo, che succede? Questo e questo generano lo stesso spazio di prima e sono a loro volta 2 a 2 ortogonali. Cioè, non cambia la proprietà. Se ci tolgo un mezzo, il prodotto scalare da questo e questo fa sempre 0. In un caso fa 0, l'altro caso fa 0 mezzi, ma sempre 0 è. Giusto? Ok. Quindi, io potrei modificare... Naturalmente questo controllo è meglio farlo a mano, perché potrei anche scriverlo con una formula in maniera tale che sono da essere sicuro che qua non mi venga un numero, diciamo, che se parto da coordinate intere mi vengano coordinate intere, però poi magari le coordinate mi vengono troppo grandi e ci sta un, che ne so, un 2 che posso mettere in evidenza. Per esempio, questo mi dà problemi perché c'è un mezzo, ma se qua invece di meno 1, 2, 1, 2 avessi meno 2, 4, 2, 4, pure mi darebbe problemi. Quando vado a fare i prodotti scalari dovrei calcolare numeri più grandi. Quindi in realtà, diciamo, senza introdurre diciamo, modifiche nella procedura, se lo dovete fare a mano, lo dovete fare per il compito, la costruzione di una base ortogonale, tenete conto che quando arrivate qua, semplicemente prendete un mezzo, lo togliete e potete andare avanti lo stesso. E la cosa funziona lo stesso. Adesso, se volete essere sicuri che la cosa funzioni lo stesso, a casa lo rifate con W2 così, W3 lo rifate, vi verrà la stessa cosa, vi verrà esattamente la stessa cosa, e poi anche W3 potete togliere un quinto. Quando andate a calcolare la proiezione di V5 vi verrà sempre il vettore, diciamo V5 meno la sua proiezione, verrà sempre il vettore nullo. Cioè, se qua tolgo un mezzo, non è che W3 quando lo vado a calcolare mi viene diverso, mi viene uguale, dopodiché in W3 posso togliere un quinto. Ok? Ok. Bene. Allora, vediamo un po' che cosa è fatta. 55. Non vale la pena di iniziare. Facciamo una piccola, però un po' più piccola del solito, pausa, e poi facciamo la dimostrazione.